Ciao, sono Luca e in questo video vedremo quanti esercizi fare per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa, come sempre in un contesto di autoconsapevolezza, dove al primo posto abbiamo alcune variabili come la connessione mente-muscolo, il tempo sotto tensione nella fase eccentrica, la consapevolezza muscolare e il focus sul pompaggio, molto più importanti rispetto al peso fine a se stesso. Il peso è soltanto un mezzo, aumenterai le cariche del 5% ogni 2 settimane, però sempre in un contesto per l'appunto di ottimo ascolto di te, per avere un percorso di fitness molto più piacevole, divertente ed efficace anche a casa. Ovviamente poi tutto deve sempre essere personalizzato in base alle tue differenze individuali, però semplificando, nella fase 1, se parti da 0, puoi iniziare con 3 esercizi per petto, schiena e gambe, 2 per braccia e spalle nelle rispettive sessioni, e dopodiché nel corso del tempo aumenterai. Per quanto riguarda la divisione dei muscoli, puoi mantenere o la divisione push-pull-legs, cioè giorno 1 petto-tricipiti, giorno 2 schiena-bicipiti, giorno 3 gambe e spalle. E dopodiché, se fai la multifrequenza consigliata, ripeti giovedì petto tricipiti, venerdì schiena e bicipiti, oppure divisione metodo butterfly, che è il mio sistema di allenamento dove il focus si sposta dal peso alle sensazioni. In questo caso farai per l'appunto lunedì petto e schiena, martedì spalle e braccia, mercoledì le gambe, poi con una multifrequenza consigliata ripeti giovedì per l'appunto petto e schiena, venerdì spalle e braccia. Per quanto riguarda serie e ripetizioni, puoi iniziare con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni un po' in tutti gli esercizi, con delle pause comunque brevi, non oltre i 30 secondi, pause comunque attive dove allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando. Quindi pausa attiva e consapevole, non pausa dove scrolli sui social media. Dopodiché nella fase 2, ancora una volta semplificando al massimo per darti un'idea, arriverai a fare un 4x12 eseguendo 4 esercizi per petto, schiena e gambe e 3 per braccia e spalle nelle rispettive sessioni. Ancora una volta che sia divisione push pull legs piuttosto che metodo butterfly. Per le pause, ancora una volta mantieni pause brevi o addirittura, se riesci, assenti come nel caso delle super serie, per massimizzare intensità, densità, pompaggio e quindi in generale le sensazioni muscolari in un contesto di ottima tecnica. E infine fase 3, quando sei molto avanzato dopo parecchi mesi, anni di allenamento, puoi anche arrivare a fare un eventualmente 5x8, sempre in un contesto in cui comunque il tutto deve essere personalizzato, con super serie piramidale, quindi puoi provare anche altre tecniche come anche il piramidale per aumentare i carichi in maniera più importante, aumentando i carichi in questi mesi barra anni del 5% ogni 2 settimane, eseguendo ancora una volta come limite massimo 4 esercizi per petto, schiena e gambe e 3 per braccia e spalle. Quindi se rispetti tutto questo puoi avere ottimi risultati a casa in palestra. Ti rimando agli altri miei video paradigma autoconsapevolezza e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao.